round 26, come vedete ante 4.000, blinds 20.000, 40.000, sono in gioco ancora 8 giocatori che si potranno giudicare la vittoria dei 15.000 euro del primo premio di questo primo Grand Slam of Poker qui a Porto Rose. Come vedete sono pronte già anche le coppe, c'è il pubblico che sta seguendo, andiamo a vedere una mano direttamente dal tavolo finale. Ricordiamoci, sono 3 livelli in gioco per aggiudicarsi questo main event. Guardate la curva, un altro. Abbiamo. Mi raccomando. C'è Marco Fugilli che è pompa. Avete visto il pubblico? E seguiamo questa mano, vediamo Jack, donna e 6. Sono 2 giocatori in gioco. Una c'è l'ho usato. Mostra un 6 e folda. Emilio si aggiudica il piatto e mostra una donna. Seguiamo insieme ora un'altra mano, ricordiamo i giocatori. Andiamo a passare Emilio al posto numero 1. E qua qualcuno ha chiesto la monetina. Rubino Michele al posto numero 2. Posto numero 3 per Piccinini Danilo. Numero 4 abbiamo Iacoviello Gianmarco, Massimo 4.000. Posto numero 5 Basso Alessio. Posto numero 6 De Martin Marco. In fondo vediamo Carra Maurizio al posto numero 7. Al posto numero 8 di un profilo. Al posto numero 8 abbiamo Agresta Renato. Seguiamo ancora una mano insieme dal tavolo finale. Cisoff, main event, Porto Rose. Pettinati bene che sei in televisione. Sì, grazie. Partiamo e seguiamo insieme questa mano. Fold. 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 Facciamo Maurizio parlare nella parte in fondo del tavolo. Maurizio Carra. Ed è fold. Ricordiamo che l'ante sono 4.000, blinds 20.000, 40.000. Andiamo le fiche a chi non sono in questo main event. Raise 90.000. Maurizio Gresta. Vediamo che Emilio ci pensa. Mi siedo direttamente nel tavolo. Sembra intenzionato a giocare. Vediamo. Abbiamo le fish 25.000, come vedete, le blu, 5.000 le arance, 1.000 le rosse e fold aveva Jack Donna di fiori.